Ok. Allora, il sistema nervoso, appunto, come vi dicevo all'inizio, il sistema nervoso adesso cercheremo di trattarlo da istologi, no? In realtà è una questione soprattutto di anatomia. Ok, quindi c'è un'istologia del tessuto nervoso, però è ovvio che è una struttura talmente complessa, anche l'organizzazione delle cellule tra di loro, l'eterogeneità, e questo è il tessuto che ha la maggiore eterogeneità in termini di tipi cellulari. Cioè, dire neurone non vuol dire niente, ok? Che tipo di neurone? Ce ne sono una quantità esagerata. Anzi, non è sbagliato dire che ogni neurone è unico. E quindi in qualche modo il modo in cui queste cellule uniche tra di loro si organizzano, questo è, diciamo, più materiale da anatomia, più l'organizzazione del tessuto nervoso, del tessuto nervoso davvero, è, diciamo così, una questione più di anatomia, però comunque lo vediamo, cerchiamo di almeno di vederne alcuni caratteri generali. Sapendo che noi generalizzeremo, appunto, cioè cercheremo di definire alcuni elementi che valgono per tutte le cellule, poi però per capire davvero come funziona il sistema nervoso centrale, come è organizzato il tessuto nervoso, dovrete studiarvi un po' di anatomia. Ok, e cerco di darvi un'idea di questa complessità e di questo stretto legame tra istologia e anatomia nel sistema nervoso con uno zoom out, a partire da un singolo preparato. Allora, cioè uno zoom out da un preparato, così ci facciamo subito, quindi partiamo così schiacciati contro un piccolo peso di tessuto nervoso, a vedere quello di cui parleremo adesso, che è il neurone e le cellule che gli stanno intorno, le cellule gliali. Per esempio qui, questo è un colorante istologico, per esempio, colora solo i corpi cellulari, vedremo perché. Quindi qui molta parte delle cellule nervose non le state vedendo, ci aiuta un pochino a capire chi stiamo guardando. Quindi questo è il corpo cellulare di un altro neurone, qualche cellula gliale. Cerchiamo di descrivere un pochino questo in termini generali, sapendo però che questo è un piccolo campo che noi abbiamo preso all'interno di un'area un pochino più grande. Però diciamo che sì, questi neuroni, ci sono delle zone diverse, qui c'è una zona piena di questi puntini più bianchi, erano le cellule gliali, quelle sono zone più nervose, e poi l'organizzazione di queste strutture è ancora più complessa, ok? Cioè, vedete che ci sono dei pack, riconoscete che questo tessuto non è tutto uguale, non è una distesa di neuroni, quei puntini che vi ho fatto vedere prima non sono omogeneamente distribuiti così a casaccio, c'è un ordine ed un'organizzazione molto elevata, ci sono zone, sottozone, aree, ok? E qui sto zoomando ancora, questa era, ok, torno indietro, quindi questa era la singola cellula, questo sembra quasi un tessuto omogeneo, ma in realtà è parte di una struttura che invece ha una complessità organizzativa elevatissima. E questa è solo una delle tante sezioni che potete fare da un cervello umano. Ok, quindi io cercherò di rimanere il più possibile generale, però ovviamente, insomma, lo tratteremo alla buona, ok? Lo guarderemo più in piccolo. Allora, ma di nuovo cerchiamo di così concettualizzarlo in termini evolutivi. Allora, questa storia ve l'ho già fatta vedere, no? Che cosa fa il tessuto nervoso? Che cosa serve? In che cosa è specializzato? Quindi, per capire anche un po' la parte generale di un organo, non per forza, però può essere una buona idea pensarla in termini evolutivi, per capire da dove è partito, che cosa si è specializzato a fare. Poi ci saranno tanti piccoli dettagli,
Però diciamo il quadro generale, spesso l'evoluzione, l'interpretazione evolutiva ci aiuta ad averlo. Allora, a che cosa si è specializzato questo tessuto nervoso? Nello schema che abbiamo fatto vedere all'inizio, vi ricordate? Le cellule che erano sia sensoriali che motorie, poi si separano le funzioni, si specializzano, e questa è anche la storia degli organismi pluricellulari. Avremo cellule che sono specializzate nel fare i sensori e cellule che sono specializzate nel fare i motori. Serve qualcuno che li faccia parlare, che li metta in comunicazione. Quindi man mano che i corpi crescono ci sono più, sempre più cellule specializzate. Quindi questa cellula, questo tipo cellulare, che mette in comunicazione sensore e motore, e in realtà poi che aiuta anche se volete a coordinare i motori, si chiama neurone. Quindi si specializza proprio nel trasferire informazioni a grande velocità. Questa è la funzione numero uno. E di fatto l'abbiamo già anche visto un sistema di trasferimento delle informazioni a grande velocità, lo vedremo un pochino più nel dettaglio, ma sappiate che è lo stesso che avete visto nel muscolo. Vi ricordate i famosi canali? Cos'è che faceva schizzare le informazioni a grande velocità sulla membrana della cellula? I canali voltaggio dipendenti. Ok? Quindi depolarizzazioni, cambiamenti del potenziale di membrana e canali voltaggio dipendenti permettono a queste cellule di trasferire variazioni di potenziale elettrico, che però sono informazioni, a grande distanza, dal sensore al motore, dalla cellula sensoriale, che tendenzialmente è periferica, ma a quella motoria. Ok, questo vabbè, era uno schema solo per farvi vedere che circa l'evoluzione della cellula muscolare e l'evoluzione, la nascita dei neuroni come tipo cellulare a sé stante è abbastanza, diciamo così, avviene più o meno nello stesso momento. Ok, e quindi si sono evoluti insieme e hanno poi avuto un'evoluzione, diciamo, collegata. Cellule sensoriali, sistema nervoso e sistema muscolare, perché i tre lavorano insieme, sensori, motori e, diciamo, elaborazione delle informazioni sensoriali e di input motori. Questa è la funzione numero uno del sistema nervoso centrale, evolutivamente parlando. Poi sì, è complicata, quanto elaboriamo questi messaggi lo vedremo, però prima di tutto bisogna trasmetterli, farli girare. Questa catena poi può essere più o meno brava a estrarre informazioni, ma è una catena. Ok, in realtà però non ci dobbiamo dimenticare, anche questa cosa l'avete detto un po' in anatomia, che la funzione di integrazione sensorimotoria non è l'unica del sistema nervoso centrale, c'è anche quella sensorio-endocrina, perché in risposta a stimoli sensoriali esterni noi possiamo cambiare anche il nostro stato ormonale interno, quindi gestione dello stimolo sensoriale sia per risposte motorie che endocrine. Sapete, gli animali non si riproducono tutto l'anno, magari ci sono dei periodi in cui la camoscia ha più voglia di incontrare camosci. Perché? Perché ci sarà la nascita dei camoscini in un periodo più adatto ai camoscini, ma non è che la camoscia ha un calendario, d'accordo? Vede, come si chiama camoscia? La femmina del camoscio. Che però è ingiusto, perché chiamarla femmina del camoscio? Camoscia è più bello, sembra più politically correct. Comunque, ha, diciamo così, la percezione della durata del giorno e va in estro in risposta a stimoli sensoriali, d'accordo? Succede anche nell'uomo, ma va bene. Allora, e quindi, velocissimamente, questi due elementi, sensorimotorio e sensorio endocrino, si sono evoluti a partire in
inizialmente la neurona ha una rete. Una rete di neuroni che era più o meno sparsa per il corpo. Tipo l'animaletto che abbiamo visto, Idra, che aveva quelle cellule che si contavano nella vista, ancora avanti, e io siamo fatti perché abbiamo cellule sensoriali e motorie, un po', diciamo così, accoppiate, multifunzionali, però ci sono comunque dei neuroni che permettono alle parti delle diverse parti del corpo di rimanere coordinate tra loro. Quindi che trasferiscono le informazioni comunque, no? Perché non è che sensore e motore possono andare per i cavoli loro. Ci deve essere una coordinazione a livello dell'intero animale. E questo fa una rete di neuroni sparsa per il corpo e funziona. Vi avevo messo un video, ve lo vedete poi. Ok, in realtà però la storia del sistema nervoso e dei neuroni è una storia di aggregazione, di amicizia. Nel senso che io vi ho detto c'è questa catena tra il sensore e il motore, però l'elaborazione dello stimolo sensoriale, non sempre è così chiaro, evidente. In me arriva la vostra immagine, sono tanti pixel colorati, come faccio a sapere che quella è una faccia, ok? Che lei è una ragazza e lui sei un ragazzo. Cioè, giusto? Bravo! Sono bravissimo. Ok, perché questo? In realtà perché io elaboro questo stimolo sensoriale, lo metto in relazione a quello che già so. Quindi l'allungamento di questa catena, a valle dello stimolo sensoriale, ma anche poi a monte dello stimolo motorio, ha portato, diciamo così, alla formazione di circuiti sempre più complicati, cioè la catena diventa sempre più lunga, si spezza, tra lo stimolo sensoriale e la risposta motoria. E questo allungamento di questa catena ha portato queste cellule ad aggregarsi in gruppi. Gruppi che possono prendere il nome di gangli, ce li abbiamo anche noi, quindi per ganglio si intende un insieme di corpi cellulari, soprattutto, di neuroni. In realtà vedremo i processi dei neuroni, assoni soprattutto, possono viaggiare in giro per il corpo, giustamente, devono andare a contattare muscoli e diciamo così, sistemi sensoriali, recettori, non mi viene la parola, recettori periferici. Ma i corpi cellulari invece tendiamo a trovarli in strutture raggruppate, sono specialmente nel nostro corpo molto rari i neuroni sparsi. Tendenzialmente i loro corpi cellulari si aggregano a formare strutture un po' più piccoline, che chiamiamo gangli, o, e poi questo però è stato un passaggio successivo nell'evoluzione, a formare una serie, diciamo così, di sovragangli, cioè di gangli enormi, che prenderanno il nome di sistema nervoso centrale, che deriva in realtà probabilmente dall'unione di più gangli, ma comunque a un certo punto, diciamo, una struttura che racchiude i corpi cellulari di moltissimi neuroni, che diventa un unico organo che troviamo interno e che si chiama sistema nervoso centrale. Questo sistema nervoso centrale sarà poi in contatto con le cellule muscolari e i recettori sensoriali attraverso i non mi fate venire i nervi, ok? Cosa sono i nervi? Dai, sono dei cavi dei portacavi. Quindi sono delle canaline in cui passano diversi cavi che arrivano dalla periferia portando stimoli sensoriali e tornano verso la periferia portando stimoli motori o non solo, in realtà. Ok, allora questo era un invertebrato, a un certo punto da questi invertebrati sono anche spuntati invertebrati che siamo noi, grazie.
Però il concetto di fatto è lo stesso. Noi, io adesso vi farò vedere sistemi nervosi di vertebrati, probabilmente tendenzialmente mammiferi, ma sappiate che il concetto non è poi molto diverso da quello della mosca. Ok, quindi evolutivamente il sistema nervoso probabilmente deriva da una specializzazione di un epitelio e anche ontologicamente. Ma facciamo che la saltiamo sta roba, chi se ne frega. Sì. Sì. Tanto ve la racconto l'anno prossimo. Sono anche il professore di biologia dello sviluppo. Ok, quindi questo ve lo racconto l'anno prossimo. Dai che siamo in ritardo, ve lo dico l'anno prossimo. Ricordatemelo, che io sono smemorato. Ok, comunque, alla fine il concetto di sistema nervoso è quello di un tessuto interno, il sistema nervoso centrale è una specie di enorme pannico, quindi dove si racchiudono essenzialmente corpi cellulari di neuroni. È fatto di fatto questo tessuto, di cosa è fatto? Vediamo un po', voi l'avete mangiato? Fritto misto alla piemontese? Come sono le cervella nel fritto misto alla piemontese? Rispetto a una bistecca, diciamo. Morbido. Averlo messo sotto i denti aiuta. Più morbido, più delicato, no? È delicatissimo. È molto delicato. C'è del grasso, quindi dà anche un po' di gusto. Adesso vedremo perché. Dove sta tutto questo grasso? C'è un po' di grasso. Nella sostanza bianca è buonissima, a me piace da morire. Però essenzialmente è delicatissimo ed è molle. Cioè, vi immaginate un tessuto, mettendolo sotto i denti, che abbia molta componente extracellulare, molto connettivo, eh? Tessuto fibroso, fibre collagene, vi è sembrato di sentire... Pensate a quando l'avete mangiato, c'era del collagene lì dentro? No, quelle sono solo cellule, delicatissimo, eh? Puramente cellule, solo cellule, ok? Niente del cellulare, quasi niente. Qualche vasetto, qua e là, insomma. Il grosso di quello che state mangiando sono cellule. Ok, e appunto adesso vedremo, quindi, qual è l'altro tessuto che abbiamo visto composto solo di cellule? Con pochissimo connettivo, se non nessun connettivo. L'epitelio, ok? Questo non è un epitelio, ma vedremo, deriva da un epitelio. Forse, ma in realtà no, evolutivamente forse non deriva neanche da un epitelio. È organizzato, cioè è di nuovo un tipo di tessuto le cui proprietà dipendono unicamente dalla sua componente cellulare, ok? E non dalla parte extracellulare. Sì, questo in realtà che facevo vedere qui è solo un dettaglio che vi fa vedere che al centro del sistema nervoso centrale c'è una cavità, quindi tra i tipi di cellule che dovremo mettere nel sistema nervoso centrale avremo bisogno anche di un, se c'è una cavità ci serve un epitelio, ok? Avremo, mi pare di superare i tipi cellulari che dovremo nel sistema nervoso centrale, c'è questa cavità e troveremo anche un epitelio. Ok, allora quindi tendenzialmente tutti i neuroni si trovano all'interno del corpo con una unica piccola eccezione, che non so se avete già nominato, ma avete fatto gli epiteli sensoriali. Avete parlato di epiteli olfattivi? Sì, ni. Vabbè, comunque avete visto l'epitelio sensoriale, scusate, l'epitelio respiratorio, no? Quello ciliato, quello stratificato, eccetera, eccetera. Allora, dentro questo epitelio, in realtà in una parte particolare, in alto sotto all'etmoide, qua, ok, proprio vicino ai bulbi olfattivi, i bulbi olfattivi sono quelle parti di cervello che elabora le informazioni olfattive. Lì ci sono dei neuroni che sono immersi in mezzo all'epitelio, quando abbiamo detto che l'epitelio non è fatto di cellule tutte uguali, ci sono le cellule caliciformi mucipare e in questa zona ci troviamo anche i neuroni olfattivi. Sono cellule recettoriali.
quindi hanno delle ciglia che funzionano da recettori per le molecole odorose che si sciolgono nel muco e arrivano a contatto con le ciglia di questi neuroni, e questi neuroni poi hanno dei processi che vanno verso il sistema nervoso centrale con una specie di nervo che non è un vero nervo olfattivo, è fatto di tanti piccoli fasci che poi convergono sul bulbo olfattivo. Ok, e basta, dai, non è che... Quindi il concetto di cui adesso vedremo l'istologia, un pochino del sistema nervoso centrale e un pochino del sistema nervoso periferico. Quindi il sistema nervoso centrale è quella cosa fatta solo di cellule, sistema nervoso periferico fatta di nervi, in cui non troveremo corpi cellulari, ma solo processi, assoni, cavi, in cui grazie a questi canali voltaggio dipendenti le informazioni viaggiano a grande velocità, e alcuni campi. Alcuni sparsi per il corpo e che fanno parte del sistema autonomo, e altri invece associati alla colonna vertebrale, che contengono i neuroni sensoriali. Allora, chiudiamo, cerco di chiudere l'introduzione adesso su questa slide. Questo è, diciamo così, un preparato a fresco. Quindi adesso vedremo il tessuto, però è chiaro che insomma il tessuto, cercherò di darvi un minimo di base di biologia dei neuroni e basta. Allora, questo è un preparato non colorato. Chissà se posso per un attimo togliere, raggruppiamo e animiamo, appear, che vuol dire che quando faccio, ah, ho esagerato però, scusate. Sapete usare PowerPoint? No? Imparate ragazzi, dai. No, neanche io. Allora, ok, ecco, così quando clicco, figata, no? Faccio comparire, scomparire, comparire, scomparire. Ok, più bello, così mi piace di più. Vedete che bella farfalla, quella è una farfalla, e la specie è nervosus centralis. Allora, cosa state vedendo? State vedendo una sezione di midollo spinale. Tolgo gli occhiali, tanto io vedo bene. Midollo spinale, quindi la colonna vertebrale, sapete, all'interno della colonna vertebrale corre il midollo spinale. E la prima cosa che riconosciamo sono, allora, questo è il sistema nervoso centrale, e questo è il nervo associato a quel segmento del sistema nervoso centrale. Quindi cerchiamo di capire che cosa stiamo vedendo, e poi andremo a vedere così un po' più. Allora, la prima cosa che riconosciamo sono due colori, vero? Questo è non colorato. Dai, che qualcosa avrete già fatto anche al liceo. Questa come la chiamereste? Ma è bell'idea! Dai, chiamiamola sostanza grigia. E questa come la chiamereste? Sostanza bianca. Perché a fresco appaiono così, grigia e bianca. Ok, qui poi vediamo, vedete? Quindi questi sono i corpi cellulari di neuroni, tutti corpi cellulari, solo corpi cellulari. Questa è bianca perché ci stanno invece i cavi, gli assoni. Sapete cosa vuol dire assone? Cioè, sentite questa parola. L'assone è il processo più lungo del neurone, adesso lo vedremo in realtà. Ecco, gli assoni sono avvolti da una copertura mielinica molto grassa, quello che vi dicevo, che a me piace molto questa copertura mielinica, e che quindi danno nel complesso questa immagine bianca, questo aspetto bianco a questa parte del tessuto. Quindi sostanza grigia, sostanza bianca, e vedete già quindi che i corpi cellulari e i processi sono organizzati anatomicamente. Noi ne studieremo l'istologia, ma la loro organizzazione va raccontata anche in modo anatomico. Dopodiché quindi sono degli elementi di anatomia importanti. E questo che vedete qua invece è un nervo.
Questa parte qua in alto è una branca del nervo, che porta le informazioni sensoriali dalla periferia, verso il sistema nervoso centrale. Entrano qua, quindi saranno tantissimi assoni, anche loro mielinizzati, ma organizzati diversamente. Vedete che il colore è diverso? Ok? Questi sono assoni, ma vedremo la loro organizzazione è diversa e si vede già qua. Cos'altro si vede poi? Ecco, poi si vedono questi due grossi blob, eccolo qui, fanno paura, associati al sistema nervoso centrale, alla colonna vertebrale. Questi si chiamano gangli spinali. Questo è un ganglio e questo è un altro ganglio. Qui dentro troveremo corpi cellulari e i neuroni sensoriali. Per qualche motivo si troverà nascosto nelle pieghe dell'evoluzione. I neuroni sensoriali, quindi quelli che vanno a prendere le informazioni della periferia e li portano verso il centro, hanno i corpi cellulari che non sono dentro il sistema nervoso centrale, ma sono fuori, associati in una struttura autonoma che chiamiamo ganglio. Ma che è il periferico? Sono tanti. Io sono piccione, ma sono quasi quando ero nato, però sono tantissime queste cellule. Quindi tutto sommato il sistema nervoso ha problemi di spazio, lo vedremo, c'è parecchio problema di spazio nel sistema nervoso centrale, per non farci venire una testa così che non stiamo in piedi, e quindi alcune parti magari, vabbè, questa ragazza si può, mi dispiace, perché la discoteca è chiusa, e quindi alcuni neuroni vengono tenuti fuori, occupano molto spazio i corpi cellulari di queste cellule. Vedete, tutta questa massa avreste dovuto metterla lì dentro e metti con un problema strutturale anatomico. Ok, però questa è la parte sensoriale, e nel nervo in realtà troveremo, visto che sto facendo un overview, poi lo vedremo, il nervo, lo vedremo l'anatomia del nervo. Nel nervo troveremo invece anche una componente motoria. Quindi quest'altra branca che vedete qua in basso andrà a prendere gli assoni che vengono dal sistema nervoso e che vanno verso i muscoli. Ed eccolo qua lo schema, Quindi abbiamo la sostanza bianca, sono processi neuronali, il ganglio spinale con i corpi cellulari dei neuroni sensoriali, qui viene fatto lo schema. Ovviamente esiste un circuito, volendo semplicissimo, che fa tutto un giro dalla periferia, arriva fino al centro. Il sistema sensoriale dice: ehi, c'è stato, mi hanno toccato qua. Ah, cacchio, sì, lo conosco, scappa, è un assassino. Ho visto la sua foto sul giornale. Ok, e questo è un bel giro, Perdiamo un po' di tempo, può darsi, però guadagniamo, e questo già è un giro molto breve. Immaginate che ovviamente questa informazione poi da qui dovrà risuonare, in tutto il cervello. Vabbè, ma questo appunto è una questione più anatomica. Ok, quindi che tipi di cellule ci troviamo in questo sistema nervoso centrale e periferico? Qui li ho messi tutti insieme, tutte le cellule che hanno a che fare col sistema nervoso. In realtà non le vedremo proprio tutte, sì, quasi tutte. Quindi avremo astrociti, oligodendrociti, cioè adesso magari non li scrivete, dai, accontentatevi della slide, tanto li vediamo poi uno alla volta. Microglia, Schwann cell, cellule satellite, cellule gliali enteriche, queste non le vedremo, l'ependima, che è quel famoso epitelio che vi ho detto che ricopre la cavità del ventricolo, e poi i neuroni. Visti così, i neuroni sembrano, insomma, meno importanti, o comunque meno variabili. In realtà non è vero, perché neuroni appunto è una categoria di cellule che ne comprende una quantità infinita di altre, non infinita, molto, molto alta. Però noi rimarremo, diciamo così, su una visione generica del neurone, ricordandoci che è così, che stiamo generalizzando, facciamo così una cosa da bar.
No! Ok. E allora, vediamoli un attimo. Quindi, ovviamente, partiamo dai neuroni. Sul cervello gliale diremo qualcosa in meno. Allora, come sono fatti i neuroni e che cosa sono? Allora, i neuroni, appunto, sono estremamente eterogenei e non voglio neanche perdere troppo tempo. L'anno scorso vi ho raccontato un po' questa eterogeneità. Ok, i neuroni, cioè il sistema nervoso centrale noi lo distinguiamo in diverse aree proprio per la distribuzione dei neuroni. Per il modo in cui i corpi cellulari sono organizzati si chiama citoarchitettonica. E in questo modo sono state definite tutta una serie di aree cerebrali e ognuna di queste aree ha un suo set di cellule caratteristico. Ok? Con funzioni specifiche, specializzate, differenti. Tanto questi neuroni sono già diversi alla nascita. Esistono dei programmi genetici che stiamo imparando a leggere che specificano tutti questi tipi neuronali complicati e differenti tra di loro. Ok, quindi li possiamo suddividere in un gran numero di categorie e io sinceramente non ci voglio entrare nelle questioni anatomiche. Voglio solo darvene un'idea, ok? Ovviamente ci sono neuroni che, diciamo, un primo criterio che li differenzia molto, anzi, forse il criterio principale che li differenzia, è con chi sei connesso, con chi ti connetti. E come rispondi poi dal punto di vista elettrico alle informazioni che ricevi. Quindi la morfologia, cioè l'organizzazione di questi processi, fa molta della differenza anatomica, però ovviamente di nuovo siamo un po' sull'anatomia, tra un tipo di neurone ed un altro. E non so se lo sapevate, nel cervello non c'è il wifi. La comunicazione è tutta via cavo. Questo vuol dire che il neurone di questa zona motoria, della corteccia motoria, quassù, ok? Che contatta dei neuroni motori del mio dito che indica questo concetto fondamentale, ha un motoneurone, quindi un neurone che poi va a sinaptare con i muscoli, che è posizionato qua. E per dirgli contraiti, per mandare il segnale, lo fa con un lungo filo, un lungo assone. La stessa cosa, un neurone motorio che contatta un muscolo, magari molto lontano, ha un cavo, si chiama assone, che arriva fino a quel muscolo. Quindi potete già immaginare, non lo so, tra una balena e un topolino, lo stesso muscolo, se possiamo avere due possibilità, o allunghiamo la catena, quindi mettiamo più neuroni in fila, questo non succede, la catena è sempre la stessa, il neurone è sempre lo stesso che innerva quel muscolo, a questo punto però il neurone avrà un assone molto più lungo, questo significa mantenere in vita un citoplasma molto più ampio, e quindi di nuovo dal punto di vista delle dimensioni, abbiamo un problema con la legge di Grish, giusto? Che dice, scaliamo l'animale, mettiamo più cellule, non cellule più grosse. Ecco, però nel caso dei neuroni, in cui è il contatto, la comunicazione tra elementi, questi si allontanano, dobbiamo allungare le braccia per incontrarsi. E quindi le dimensioni non possono e non sono infatti conservate, ma cambiano tra le specie e tra i tipi di neuroni. Quindi uno dei primi elementi che balza all'occhio è proprio quello della dimensione. In questo caso questa eccezione alla legge di Drish ha una sua legge che chiamiamo legge di Levy. Che appunto che dice che alcuni tipi cellulari la dimensione è correlata. Levi, un torinese, ci sono delle aule dedicate a lui. Ok, per esempio, qui vi faccio vedere una zona del cervello, si chiama il cervelletto, avrete questi preparati
a lezione. Quindi sono alcune, diciamo così, considerazioni storiche che ci vengono bene anche senza toccare troppo l'altro, cercando di skipparla il più possibile. Per esempio, questa zona si chiama cervelletto e ci sono due tipi di neuroni, cioè sono di più, ma qui ne vediamo due principali. Uno è questa cosina qua, qui vediamo solo di nuovo i corpi cellulari. Uno è questo, questi puntini si chiamano granuli del cervelletto, sono forse le cellule più piccole, i neuroni più piccoli che si conoscono. Hanno un diametro del corpo cellulare di 4 micron. Sono cellule locali, hanno dei prolungamenti ma che si perdono nel giro di poche, insomma, in realtà dipende un po', ma insomma, sono cellule che hanno dei processi molto corti. Per contro, queste cellule che vedete qui si chiamano cellule di Purkinje e sono le cellule che invece elaborano l'output del cervelletto. Quindi hanno dei processi che rimangono nel sistema nervoso centrale, però devono uscire da questa zona del cervelletto, che non so se avete mai visto, è una zona abbastanza grossa, quindi devono fare già qualche millimetro, se non centimetri, a seconda delle specie. E ovviamente devono essere più grandi. Sono più grandi, hanno più citoplasma da tenere in vita, ed ecco che il corpo cellulare in queste cellule, lo vedremo bene perché, diventa più grande. Ok, lo vedete? E cerchiamo di farci un'idea del perché. Vabbè, ma in realtà lo rivedremo. Lo rivediamo questa cosa, ok? Quindi alcune cellule possono essere esageratamente grandi. Guardate questa, monster, eh? Questa è una cellula del sottosopra. È il demaneuron. È brutto, eh? Allora, attenzione! Perché queste che vedete intorno, qualcuno è magari cellula gliale, ma qualcuno è anche un neurone. Allora, cerchiamo di orientarci in questo mostro gigante. Questo è un motoneurone umano, se non sbaglio, d'accordo? Quindi è gigante, questo è il nucleo. Questo cos'è? È il nucleolo. Ci picchia, cioè questo neurone ha un nucleolo che è più grande del nucleo di altre cellule. Ok, e la vedremo questa cosa, la vedremo. Ok, comunque appunto una prima, diciamo, differenza tra i neuroni la vediamo sui tipi cellulari, però la differenza, diciamo così, per capire davvero come sono fatti, ecco, avremo bisogno di colorarli e di vederli uno alla volta. Direi che sono leggermente semplice, perché ora stanno tutti appiccicati tra di loro, ok? In questi enormi gangli o sistemi nervosi centrali. Ok, e qui vi ho fatto vedere un esempio. Questo è un tessuto, questa è una fetta semifine, marcata col blu di toluidina. Ok, blu di toluidina in questo caso marca tutto quello che c'è di cellulare. Quindi ci sono le cellule, vedete i corpi cellulari, vediamo i nuclei, vediamo i nucleoli, e questi sono tutti i processi cellulari. Che cosa vediamo? È un tessuto fatto di cellule, è un groviglio, d'accordo? È un groviglio di processi. Vediamo tutto blu. Come sono fatti i neuroni? Beh, ok, è una macchia blu. Riesci a vedere le singole cellule, a discriminarle? No, se li colori tutti sono troppo appiccicati e non si capisce niente. Quindi per molto tempo la descrizione dell'organizzazione dei neuroni è stata fatta con dei coloranti che facevano vedere solo i corpi cellulari. Vedevamo quelli grandi, quelli piccoli, però come è fatto sto neurone non lo vediamo, ok? E questo è stato un bel problema per capire, per studiare il sistema nervoso centrale. In realtà la rivoluzione...
Dal punto di vista quindi istologico, non è cromatico, sistemi per colorare il sistema nervoso centrale, che non è facile, non è affatto semplice, è venuta nell'epoca in cui appunto si scopriva la fotografia, utilizzando alcuni reagenti, diciamo così, in comune con chi sviluppava fotografie, e quindi questa è la ricetta dello zio Golgi, Camillo Golgi, che era un italiano, che ha scoperto questa ricetta. Spero che non ci siano parenti di Golgi qua in sala che si offendono vedendo lo zio così un po' preso in giro con questo cappello. Comunque questa ricetta era una persona molto seria e austera, questa ricetta è questa qua, cari amiche. Allora, fissate in formaldeide, incubiamo per 2 giorni in bicromato di potassio al 2%, molto diluito. Incubriamo per altri 2-7 giorni in nitrato d'argento, quindi riempiamo il tessuto, pezzi grossi, di questo bicromato di potassio. Poi aggiungiamo questo nitrato di argento. Voi state facendo chimica generale inorganica, vero? Quindi potreste anche pensarci. Cosa fa? Ragazzi, dobbiamo chiedere al vostro professore di chimica. Lo chiamiamo un attimo. Come si chiama il vostro professore di chimica? È questo qua? No, non è lui. Ok, allora fa cromato d'argento. Però il cromato d'argento è un sale? Abbiamo fatto un sale, dai. Questo cromato d'argento è un sale nero e insolubile. Quindi abbiamo 2 liquidi trasparenti che reagiscono insieme per dare una soluzione, un composto scuro invece è insolubile. Quindi là dove si forma precipita e rimane lì. Ok, quindi abbiamo prima, vedete, prima abbiamo appunto riempito il nostro tessuto di questo, aggiungiamo l'argento e pam, abbiamo questa cristallizzazione, questa formazione di cristalli che precipitano dove si sono fermati. Allora, e tu dici, e chi se ne frega? No, beh, in realtà questo è un sistema per colorare. Il punto è che noi vogliamo che questa cristallizzazione avvenga in modo molto rado, molto raro. Ok? Vediamo se avete capito qual è il trucco. In modo molto molto raro si formino dei centri di cristallizzazione nel tessuto. Non devono essere troppi. Pochi centri di cristallizzazione. Poi, per una serie di motivi che adesso non so neanche se si sa bene, legati alla distanza, insomma, c'è qualcosa di molecolare legato ai neurofilamenti. Comunque a componenti, ovviamente il rapporto tra formazione di questi cristalli e qualche dimensione di oggetti intracellulari, ok? Che coincide bene con questi cristalli, con queste dimensioni di questi atomi e gli permette di creare il cristallo nero. Questi cristalli comunque non sono in grado di superare le membrane plasmatiche e quindi si forma, diciamo così, un cristallo, una serie di cristalli che riempiono completamente la cellula. Quindi si forma questo cromato di argento che si forma dentro, dentro la cellula e la colora. La figata, ok, però, è che questo succede in modo random, casuale, o abbastanza casuale, succede principalmente nei neuroni e succede in modo sparso, ok? Quindi qui abbiamo di nuovo un concetto fondamentale di natura citologico, istologico, che in molti casi per studiare la forma delle cellule e l'organizzazione delle cellule abbiamo bisogno di una marcatura sparsa. Quindi non vogliamo vederle tutte, ma solo alcune. E nel caso del sistema nervoso centrale questa è stata la rivoluzione. Perché appunto non è che tutto qua intorno non ci siano neuroni, d'accordo? Ci sono, come? Ma non li vediamo.
noi riusciamo a vedere la singola cellula immersa in mezzo alle altre. Ci prendiamo qualcosa di interazione tra questa cellula e le altre cellule. Per cui adesso si stanno utilizzando altre tecniche, la microscopia elettronica è una tecnica che ci permette di vedere tutte le cellule. Il problema adesso è fare un intero cervello umano con delle fettine di microscopia elettronica. Quello ancora non è semplice da fare. Ok, per adesso, cioè però per molti anni ancora adesso viene usata, questa marcatura ha permesso di vedere come erano fatti i neuroni, descriverli, e in realtà appunto Golgi ha scoperto la tecnica, però quello che l'ha usata più di tutti, o diciamo che l'ha resa più famosa, è questo Santiago Ramón y Cajal. Lui è considerato il padre delle neuroscienze e di fatto ha fatto il naturalista, cioè ha colorato cervelli, ha visto tipi di cellule e li ha disegnati, per farsi un'idea di come fossero organizzati tra di loro i neuroni. E da lì è nato la comprensione vera di come funziona il cervello, ok? Solo quando si è riusciti a capire come erano fatti i neuroni e come erano collegati tra loro. Ok, quindi qui vedete alcuni dei suoi disegni originali, alcuni dei suoi vetrini originali, e quindi lui ha per esempio cercato di seguire il flusso dell'informazione in catene di neuroni, a partire dall'arrivo della catena sensoriale, dove vanno a finire. Questo nella retina, quindi cercava di seguire l'informazione. Allora, comunque dopo averne viste tanti di questi neuroni, ci ha permesso di tirare fuori alcune caratteristiche comuni. Ok, o molto generali, che sono quelle che adesso ci piace raccontare. Per esempio, i neuroni sono cellule polarizzate, niente a che fare con le potenziali elettrici, ok? Qui per polarizzazione intendiamo proprio qualcosa che ha a che fare con la polarizzazione tipo quella che avete visto negli epiteli, no? Le cellule epiteliali sono cellule polarizzate, hanno un lato verso il lume, un lato basale, e sanno dove sono, e sanno come sono orientate, ok? I neuroni sono la stessa cosa, cioè non sono la stessa cosa, però similmente i neuroni anche loro sono più polarizzati e nella loro struttura raccolgono elementi che permettono di far fluire l'informazione in modo unidirezionale. Ed è per questo che riconosciamo, per esempio, due tipi di processi. I dendriti, che emergono dal corpo cellulare e sono, possono essere uno o più, tendono a ramificarsi molto e sono il punto in cui i neuroni ricevono le informazioni. Quindi è un compartimento di ricezione di informazioni, dove troveremo per esempio le sinapsi, qualcosa di simile l'abbiamo già visto nel muscolo, d'accordo? Forse ci sta a fare prima il muscolo, dai. E l'avete già vista la sinapsi sulla cellula muscolare, questo è un neurone, ma questo è il punto in cui il neurone riceve le sinapsi. Ok, poi c'è un corpo cellulare che può essere più o meno grande, l'abbiamo visto, a seconda di quanto è grande la cellula, e poi c'è uno, e questa volta sempre solo uno, piuttosto nessuno, o nessuno o uno, assone, che è di fatto il cavo. L'assone ha sempre lo stesso diametro, cambia il diametro da una cellula all'altra, lo vedremo, ma il suo diametro è costante, è unico, ed è appunto una struttura molto sottile. In realtà il suo diametro anche cambia, scusate, a seconda dei tipi di cellula, però tendenzialmente è più sottile dei dendriti, ed è appunto il processo che rappresenta l'output del neurone. Quindi, e vedete già però un certo capacità di integrare degli stimoli
nella struttura del neurone stesso. Questa è una cellula integrativa. I dendriti come l'alberi, scusate, mi sono dimenticato di dirlo, chi se ne frega. Eh? Quindi c'è un certo elemento di integrazione. Il singolo neurone riceve molti stimoli, ok? Ripresa uno con l'altro, e poi li, diciamo, li elabora in un'unica risposta. In realtà non è proprio un'unica risposta, nel senso che nel tempo, ovviamente c'è una questione di temporale, ok? Nel codice con cui parla un neurone. Però vabbè, non entriamo in questi dettagli, però c'è già un elemento di integrazione sulla singola cellula neuronale. Una capacità di integrare più stimoli in un'unica risposta. Ok, allora però questo è, diciamo, la cosa più generale che possiamo dirci. Due tipi di processi, i dendriti, l'assone. A volte non ci sono i dendriti, ci sono cellule senza dendriti, ci sono neuroni senza assone che pure funzionano lo stesso, ok? E sono delle eccezioni, però nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo entrambi, sia i dendriti che l'assone. E a seconda di come sono distribuiti questi processi da un punto di vista anatomico, possiamo racchiudere in alcune categorie. Io vi dirò che non ve le dico neanche: il neurone unipolare, il bipolare, lo pseudo-unipolare sono i neuroni sensoriali. Gli diamo una categoria, ma è un tipo di cellula specifico. I neuroni multipolari sono la stragrande maggioranza. Nella realtà, noi i neuroni diamo dei nomi specifici, ok? Cioè le categorie esistono, ma insomma lasciano un po' il tempo che trovano. Queste sono molto antiche e vi dirò, non si usano neanche più. I neuroni sono diversi, ok? E qui, tanto stiamo finendo, vi do solo un'idea molto vaga di che cosa li rende diversi. Quindi ci sono adesso tutta una serie di studi che cercano di essere, diciamo così, di utilizzare più criteri per catalogare i neuroni. Anche questo lo vedrete, quindi dove sono, con chi si connettono, caratteristiche elettrofisiologiche e addirittura single cell transcriptomic. Nel senso che effettivamente il trascrittoma è la carta d'identità della cellula. Si parla in modo molto indiretto della funzione di una cellula. Giusto, perché? Perché il trascrittoma forse non è direttamente collegabile alla funzione di una cellula? Cioè, lo è, ma insomma, manca forse ancora un pezzo. Perché? Perché l'mRNA, giusto? Invece chi è che agisce, che fa fare alla cellula quello che sa fare? Le proteine, quindi il proteoma. Il proteoma di singola cellula, che io sappia, non si fa per adesso. Ci accontentiamo del trascrittoma, che è già tanta roba. Comunque sai che vuole esprimere o potrebbe tradurre quell'mRNA. Non sempre succede, ci sono un sacco di mRNA che non sono tradotti, però già sai che potrebbe, tiene almeno presente la possibilità di tradurlo un giorno, se ce l'ha lì. Ok, comunque appunto sulla base del trascrittoma, però ecco che saltano fuori un sacco di tipi cellulari che non avevamo neanche, diciamo così, capito o identificato prima. Quindi, una serie di caratteristiche specifiche, che sono poi la cosa numero uno, però anche una serie di caratteristiche generali, che sono quelle che vedremo. Quindi, metabolizzazione, eccitabilità, capacità di condurre impulsi elettrici e di ricevere e inviare segnali attraverso le sinapsi. Ok? Quindi, per chiamarlo neurone, al di là dell'espressione genica, poi ci deve essere, come dire, una capacità funzionale e strutturale
una struttura e che poi porti dietro una funzione, quindi la capacità di fare queste cose. Ok, e dovremmo parlare del soma. Cominciamo dal soma per poi andare ai dendriti. Ma sapete una cosa? Dai, entriamo nel dettaglio della struttura, perché mancano 10 minuti. Invece io a questo punto domani vi faccio tutto. Soma, dendriti, assone, e passiamo già alle, iniziamo già le cerebelline. Oh, ne avete abbastanza? No, dovevate dire no. Professore, la prego. Almeno insomma. No. Va bene, ci vediamo domani. È vero che ci vediamo domani, sì.